Sei un proprietario di casa che sta vendendo l'immobile e ti rendi conto che non puoi partecipare al compromesso o alla stipula del rogito notarile, oppure sei un acquirente che per motivi di lavoro deve andare subito all'estero e fra qualche giorno hai il rogito da firmare per l'acquisto di una casa? In questo video ti spiego qual è la possibilità che hai, da un punto di vista giuridico, di poter concludere la compravendita in maniera sicura. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare e professionista da oltre 20 anni, che vende e affitta immobili residenziali e commerciali in tutta Roma e provincia. In questo video oggi ti parlo della procura notarile. La procura notarile è un documento che viene messo di solito da un notaio e che serve praticamente a rappresentare in maniera giuridicamente valida una persona, nel nostro caso specifico, in caso di compravendita, che non possa partecipare appunto alla stipula di un contratto e in modo tale che sia rappresentata da una persona di sua fiducia. Quindi l'esempio più facile da fare è quello di un proprietario che ha concordato con un acquirente la vendita del proprio immobile e per una certa data, non so, hanno deciso di stipulare inderogabilmente la compravendita, l'atto di compravendita non più tardi del 30 di novembre. Però a un certo punto questo proprietario, per motivi di salute, per motivi privati che possono essere lavoro, famiglia, insomma per motivi veramente importanti, è impossibilitato a partecipare a quella stipula, alla firma di quel contratto e quindi entra nel panico perché giustamente ha l'obbligo di vendere all'acquirente. Però non può materialmente essere presente. Quindi in questo caso come si fa? Allora si va praticamente da un notaio, oppure nei casi più drammatici, quando magari la persona è affetta da una malattia e non può spostarsi, è il notaio che va appunto dal malato, dal paziente perché possa ritirare la procura notarile. Il notaio ovviamente si accerta della capacità di intendere e di volere della persona che vuole mettere la procura e riportando nel documento tutti i dati dell'immobile che si vuole vendere, ovviamente i dati anagrafici della persona che dà procura, quindi del mandante, e tutti i dati anagrafici della persona che riceve procura, ossia il procuratore. Con questo documento, che appunto il notaio poi registra nei propri archivi, il procuratore ha il potere di sostituire il proprietario e di poter firmare al suo posto l'atto di compravendita in modo che questo sia perfettamente valido. Ovviamente la procura che è stata emessa deve essere allegata all'atto di compravendita e va distinto, ci sono due tipi di procura, diciamo per lo più, che sono la procura speciale, cioè una procura che viene emessa per un singolo episodio, per un singolo magari compravendita di immobile, quindi per fare semplicemente l'operazione di compravendita e quelle operazioni che sono strettamente necessarie alla compravendita, e in questo caso parliamo di procura speciale. Eppure c'è il tipo di procura più ampia, la procura generale, con la quale proprio il mandante dà la procura al procuratore di poter fare qualunque tipo di atto ordinario e straordinario che possa essere nell'interesse dello stesso mandante. È normale che la procura generale va fatta proprio a persone di cui si abbia la massima fiducia perché praticamente sostituisce, cioè permette con quel documento di sostituire in pieno il mandante in tutti quelli che possono essere i rapporti giuridici anche con banche e con altri enti e quindi praticamente la sostituzione è totale. La procura comunque riveste un ruolo importante anche per gli acquirenti perché non di rado succede che appunto una persona che debba comprare casa e
stabilisce con il venditore una certa data e purtroppo per motivi inderogabili di lavoro o di altra natura non può partecipare, e quindi poi, dopo aver tentato in un primo momento di spostare la data d'alloggi, dopo aver ricevuto il diniego del proprietario, che magari a sua volta si è impegnato a comprare la casa da un'altra persona e quindi le compravendite sono collegate, a quel punto allo stesso modo l'acquirente può andare da un notaio e mettere una procura speciale a favore di una persona di cui si fida, perché appunto lo possa rappresentare in maniera giuridicamente valida davanti al notaio che stipulerà l'atto di compravendita, e ovviamente a quel punto sarà il procuratore a firmare per l'acquirente l'atto, il contratto, e sarà ovviamente però l'acquirente che ha dato procura a vedersi intestata regolarmente la proprietà dell'immobile, come se lui fosse ovviamente presente. E dal momento che la normativa è molto molto complessa, consigliamo sempre appunto di parlare preventivamente con il proprio notaio di fiducia, perché possa dare il consiglio più corretto. E diventa un pochino più complicato quando la persona che deve mettere procura si trova all'estero, perché in quel caso deve avvalersi dei servizi dell'ambasciata o di solito invece anche del consolato d'Italia presso quello Stato, e quindi diciamo diventa un pochino più complicato e soprattutto con una procedura un po' più lunga anche da un punto di vista proprio burocratico e di tempistica, anche perché poi il documento in originale deve essere trasmesso in maniera propria e adatta all'uso, quindi non può essere mandato via mail, ma deve essere trasmesso con corriere, quindi bisogna anche considerare i tempi di trasferimento. Se questo video ti è piaciuto, lascia il tuo mi piace in fondo al video, metti un clic sulla campanella in modo da essere aggiornato per altri video e iscriviti al nostro canale. Da Leonardo Raso è tutto, ciao e alla prossima.